Se crolla la linea un'altra volta, comunque vi saluto definitivamente perché rage quitto. Ok, non rubo la giraffa. Non mi fa usare la tavoletta grafica? No. Ok, è tornata la nostra Vanessa. Gesù? Gesù, aiuto! Ok. Ero curiosa di sapere chi era Big Pippo. Gli avevo fatto un avversario proprio la creme della creme. Ok. Se c'è qualcun altro che vuole unirsi, perché qua saranno andati via tutti. Io avevo un cazzo di Love Goku. No, ho rage quittato prima perché oggi abbiamo problemi tecnici, Maria Elvira. Quindi forse sei arrivata nel momento che potrebbe funzionare. Non sapevo se dovevo usare una vagina o la faccia di Vegeta. Secondo me comunque ne mi ha avvisato. Ok. Non ho visto. Ah, DJ Ask, grazie per il follow. Ok, c'è un altro che si sta unendo, vediamo se... siamo a posto così? C'è qualcun altro che vuole unirsi? Tunguska, che nostalgia. Ah, comunque non so se mi aveva sentito prima Andros, ma grazie per il sub, come al solito, bellissimo. Allora, Melvi, vai su jackbox.tv. Metti il tuo nickname e il codice CYGO, che qua non c'è. Ah, no, c'è anche qua, senti. Put in this room code to play. C Y G O. Capito? Ti ci racconti di inizio settimana? Sì, vi posso raccontare nel frattempo se riesce a unirsi Melvi. Madonna, mi è venuto un mal di gola veramente abissale, ma proprio che non riuscivo a deglutire. Ciao Tiff, ti seguo da YouTube di Stufa Mortaga e finalmente riesco a beccarti live. Ciao, ma sai che il tuo nick non mi pare nuovo, a dir la verità? Chissà che ti leggevo nei commenti o mi drogo? Comunque, grazie mille per esserci oggi, allora. Ebbene, spero che tu riesca a guardarti la diretta perché ho avuto problemi tecnici fino adesso, quindi boh. Comunque, vabbè. Mal di gola allucinante, non riuscivo a deglutire, ho passato una notte in bianco, stavo proprio di merda. Ma la cosa ridicola è come mi è venuto il mal di gola. E prima che facciate la battutaccia come un altro dei miei amici, no, non ho causato l'happy ending a qualcuno e mi si è irritata la gola per quello. Ma una sfiga è una cosa talmente ridicola che non ci crede nessuno. Ma nessuno. Allora, domenica scorsa, che non ho fatto live perché ragazzi ero triggerata a merda per il microfono. Morra cinese. Ero triggerata proprio a merda. Intanto Melvi si sta unendo, ce la fa. Aspetta, mi rimetti il link? Mi sa che con il cell non posso giocare, che palle. Come no? Certo che puoi giocare. Ah, bravo, Mifu. Beh, vado avanti col racconto intanto. Reduce da domenica scorsa che non mi andava più il microfono ed ero incazzata, ho detto vado a farmi una passeggiata. Passeggiatina che è durata 11 km, ma a dettagli. E sono andata in mezzo ai boschi, in mezzo alle vigne, quindi non c'era nessuno e mi sono tenuta la mascherina abbassata. Nel momento preciso in cui mi stava arrivando una signora dal lato opposto e mi sono alzata la mascherina. In quel momento ho aspirato un moscerino. Un cazzo di moscerino! Intanto vedo rosso. Io qua quitto, ragazzi. Ok. Un cazzo di moscerino che mi si è impigliato in gola. Ho provato a deglutirlo, non ci sono riuscita. Ho cominciato. Ho tossito talmente tanto.
nel tragitto verso casa, mancavano tipo 2 chilometri da arrivare a casa. Non riuscivo a tirarlo fuori, non riuscivo a mandarlo giù, non riuscivo a niente. E praticamente mi si è irritata la gola per sto cazzo di moscerino con tutto quello che ho tossito. Complice anche il fatto che forse quando sono tornata a casa mia mamma è stata furba perché si è fatta subito la doccia. Io invece ero stanca, mi sono messa sul divano, probabilmente mi si è asciugato il sudore che avevo addosso perché domenica scorsa c'era un caldo allucinante. Quindi forse ho preso anche freddo. Questo moscerino mi ha irritato la gola. Beh, ragazzi, il giorno dopo stavo di merda e mi è salita anche la febbre. Ma non ci credeva nessuno, non ci credeva nemmeno mia madre, perché la sera ero lì sul divano a guardare l'eredità con lei, che di solito dico a voce alta le risposte o roba del genere, invece mi faceva talmente male la gola che stavo anche zitta. Eppure mia madre mi guarda e mi fa: Madonna Carlotta, ma sei moribonda, tirati su! Ma stavo di merda! Stavo veramente di merda, cioè non è che ero moribonda, stavo male. Infatti il giorno dopo che mi sono ripresa, perché ragazzi, come mi è venuta la febbre? Il giorno dopo mi sono svegliata, che era un fiore, eh. Stavo da Dio, infatti la prima cosa che ho detto a mia mamma è: scusami se ieri stavo male, vero? No, non ci crede nessuno, ma del ridicolo. Ti è venuto mal di gola, ti è venuta la febbre, perché? Perché hai aspirato un moscerino? La morale è non uscire mai di casa. Sono stata punita per aver tenuto giù la mascherina quando potevo tenerla giù. Welcome to the Non c'era nessuno. Slowoseum. These talented trainers are about to face off to see who's the Mamma mia. best at creating Beh, champion characters with la unusual versione che ho skills. fatto l'Happy Will the Ending era più carina. underdogs take down the heavy Forza, favorites? It's dai! time to get Fateci champed disegnare prima che cada la linea. Mio pipistrello adesso moscerini. Ma fatto sta che In poi, this cioè, first step, the sì, trace. skippiamo il tutorial, tanto dovete disegnare. Ma la cosa ridicola è che oggi ho la voce normale, ma fino all'altro ieri più o meno, cioè, ero ridotto ancora brodo. E oggi mi è tornata la voce normale, ma avevo pure la voce nasale, pur avendo il naso libero, ma avevo talmente sto blocco in gola che non mi faceva più male. Ma quando deglutivo comunque sentivo, no, una massa secca centrale. E parlavo così, parlavo come appunto un galletto castrato. Allucinante. Abbiamo ancora 1 minuto e 45. Ma allucinante proprio. E io copio quello che ho fatto prima, più o meno. Che cazzo sto facendo? Devo fare un trucchetto. Simulare il mio capello di colore, il mio colore di capelli, anche se il rosso sta andando via, devo rifarmi le lunette. Maglia verde che io. No, una maglia verde ce l'ho. Seconds remain. Players need to name their character. Io oggi ho rimesso piede fuori dopo 10 giorni di quarantena fiduciaria. Ah The sì, trainers are now chi moving on era to creating a infetto, challenger. se posso These chiedere. characters will Simo. be the A questo punto non era underdogs moscerino ma because their muscolo. No, no, creators no, will no, non see who era they're così. competing Non against. era così grande. Il Belzebù, il signore delle mosche. Poi.
Non so che cazzo io stia facendo, raga. Abbiamo ancora un minuto, ragazzi. Sembrerebbe di sì, Cocchi, sembrerebbe. Che roba, beh. Vedete che faccio anche il sotto. Ok. A posto. Peccato per prima, il mio secondo disegno meritava, eh. A posto. No, no, parlo normale, mi è tornata la voce normale. Allora, manca solo Melvi, tutti gli altri hanno fatto. Il mio Goku meritava. Ok, ce l'ha fatta anche Melvi. Non devo più giocare a questo gioco. Dai, sono curiosa. Scusa, vediamo. Beh, scusatene. No, non è giusto! Oh, oh! Ma bisogna continuare! Some extra cash goes to the underdog. The crowd is simply going crazy for this trainer. È stupendo! In this corner we've got... Ok. Disellore magico? Bollo! The champion of discovering they were beautiful all along. Cazzarola. Oh, they're pulling away now. Qua si tratta di essere bello, cazzo. The tides are turning. Grande pollo, un tipo per te. Cosa c'era in quella polvere magica? Bellissimo. La Vanessa. È bellissimo, secondo me è l'espressione che ti ha salvato. Twitch pistolero spara 5G. Corona me. Direi che chi ha bisogno di un po' di tempo, perché qua purtroppo non riesco a riconoscere i vostri stili, però, Non saprei chi cazzo l'ha disegnato. Corona Man ha creato il 5G. Ah, Gesù, aiuto. Vediamo. Piero Angela, la Madonna. These two are facing off to see who is the champion of pushing the envelope. Cioè, manco colorati questi. A parte che Piero Angela un po' mi inquieta, perché sono i capezzoli e l'ombelico, o Piero o quella sotto è una faccia, e i capelli di Piero Angela sono sopra. Mi è un po' perplessa la cosa. Ma chi si è girato? Moving on, we've got Homer Simpson vampiro. Gabby Boring will walk out as the champion of making trouble. Guarda che Homer Simpson è uguale, eh? This is perché io cattivo Gabby Boring. Anche perché non so, non ho la vaga sensazione che Gabby Boring sia Andros. Mi dispiace, ha regnato il Gabibbo. Che stupendo questo.
play for? Vanessa ha detto Giovanni. Gianni il nero. Ah, il nero, il nerd, che il nero. Flavor blasting. Ma che carina! Cioè, Vanessa detta Giovanni, cazzo, c'ha la borsa abbinata alle scarpe. Cioè, ragazzi, queste cose. Ma vi dissocio. però, insomma, la Vanessa ce l'aveva il coordinato. Versus. These two are competing to be the champion of being expendable. It's the clash of the titans. Speriamo non mi bannino il canale. La Filippina. Expendable. Vabbè. Up next. Among Us, Fall Guy, qua la lotta tra indie. We're witnessing greatness. Emilio Cobra Kai. I call that move the Fleetwood Smack. Mamma mia. Ma siamo degli artisti nati tutti, né? No! Ha vinto Andros! Ok. Champion? Ok. Cazzo. Vediamo cosa potrebbe essere. Devo trarre ispirazione. Non so, non ho fantasia per questo round. Chi posso disegnare? Ho dato il meglio di me con la Yaoi Reader di prima. Però è che devo vedere un'immagine per reference. E altrimenti. Che cazzo sto facendo, vabbè. Diamo un po' di colore. Anche se non hanno pensato a fare un rosa pallido per le facce. È usceno, vabbè. Sembra uno di quei boss strani di Final Fantasy, il mio, vabbè. Okay. 20 second warning. I colori sono strani, non c'è neanche il rosso. Sono veramente, veramente strani. Forza, Andros! Ok. Ma perché? Ma perché? Chi è che ha fatto sto disegno? Perché? Vabbè, allora mi sfidate. Allora. Questa qua avrebbe seriamente bisogno di un controllo medico se avesse sto colore.
Ma noi ce lo facciamo andare bene lo stesso. Facciamo più strati, dai. Facciamo anche il gettino, dai. Sì, forse è un po' troppo basso, ma va bene, dai. Fatto! Sbagliato tutto, ma va là. Ragazzi, avete 1 minuto e 15. Vanessa comunque mi fa morire. Dai, forse si è ripresa la live comunque, alla buon'ora. Forse dopo riusciamo a fare un quiplascino. Ok, mancano Andros, Emilio, Sardegna Love e Melvi. Il restante de noi altri giocatori invece ce l'hanno fatta. Ok, Andros ce l'ha fatta. Emilio, Sardegna, Melvi, avete 30 secondi. Ok, Emilio ce l'ha fatta. Sardegna pure, Melvi manchi tu, 24 secondi. It's time to name the characters. Ok, ce l'abbiamo fatta. Vediamo un po'. Aspettate che devo aprire la finestra. Each matchup will include a surprise contest where players can tag out their characters. The bonus points are doubled and votes for both contests will be cumulative. Ok. Let's start things off with our first two. Spero di avere poi fantasia. Jack Riley Chad. The champion of sociopaths. Qua è una bella sfida, anche perché Jack Riley è il più bello disegnato qua rispetto a rispetto a quello di Tunguska, vero? E Chad è proprio Chadone, eh. It's not over yet. Here's the next title up for grabs. The champion of liking every single one of your vacation picks. Will the trainers keep their characters or swap out? Secondo me. Ok. Oh, what a huge blow! Can they counter? Holy smokes! Fall Guy mette mette mi piace a tutte le vostre foto. Two new fighters enter the ring. Ok. You will decide who is the champion of condiments. Champion of condiments, cazzarola. Qua gliel'hanno regalata. Guarda come flexa il ketchup. We'll a after this. Qua gliel'hanno proprio servita sul piatto d'argento. Up in the The trainers have a decision to make. Ok. Secondo me. Will they be able to tagging out? Bella sfida tra Piero Angela e Stefano, They're slaying in character. There's no I in team kids, only in kids. Va bene. Here's our next matchup. One of them will be the champion of intrigue. Who will This next contest could swing things. Okay, here we go. The champion of deleting their browser history. Will the players tag out? Let's find out. Anche qua l'ha servita sul piatto d'argento, eh. Me l'ha proprio servita questa. Ovviamente io cancello la cronologia. Can stop these two.
Benissimo. Yeah. It's time for our next bout. Lello il barbun. Mr. Bikini. Perché ho come la sensazione che Mr. Bikini l'abbia disegnato Andros. This is getting drawn out. Junk drawer comunque. It all comes down to this next match. The champion of popular toys. What will the trainers do? Let's see. It's a whole new fight. cazzo, anche questa. Ah no? Devi ridere e cancellare la sua cronologia due volte al giorno. They're tagging out. Ma l'ho visto adesso che Gianni il nerd c'ha pure il monociglio. Vanessa. Capì. Here are the next two fighters. You will decide who. Io voglio sapere chi ha disegnato il dildo con i granaggi. Veramente. Sono proprio curiosa. Anche. Non l'avevo visto. Adesso che lo guardo sembra che abbia disegnato un pene. Ma the champion of not getting invited to the wedding. It's decision time. It's a whole new fight. Who wants it more? Una bella. Chi è che non inviterebbe merda men al matrimonio? Perché siete così cattivi? Ma girando gli ingranaggi esce un caldo freddo, ovviamente freddo. Grazie ragazzi. Moving on. Vediamo. Naruto. Ma perché? One of them will be the champion of the è talmente astratto che guardando bene un po' Cloyster lo ricorda. È inquietante, ma ci assomiglia un pochino. Here's the next contest. Champion of Halloween clearance. Scusate. Sales. Here we go. Holy smokes, I didn't see that coming. Qua mi sa che vince. They're trading punches. I don't believe what I'm seeing. Ah, l'altro per il freddo. Ok. Ma come te lo ricordavi diverso, Naruto? Male, uguale. Ah, l'ha disegnato il Flaky, Cloyster. Ma ci assomigliava però, ne? Up next. Jack Dover Simpson. Peter Griffin. Io ho votato Mogas, Multitasking. Beh, multitasking, in questo caso direi che forse Peter Griffin che andava. C'è anche il campetto da golf. Now it's time to determine the champion of barely hanging on. What will the trainers do? Posso dire il cannato? Oh, the humanity! They're going to the bench! E Gabibbo Orange è risbucato. Ah, the art of war! No, ero convinta avrebbe vinto il Gabibbo. Siete degli artisti comunque, vi adoro. E vince! Moving on. Scotchman con la girl. One of them will be the champion of the gym. Che carino, Scotchman sembra anche un annaffiatoio. Non so perché, ma Colla Girl secondo me è la Melby. Il Gabibbo è stato sconfitto. Infatti mi sembra veramente strano. Qua vincerebbe il mio. No, qua la Vanessa ha detto a Giovanni, secondo me. Qua clitoris salato, cazzarola, ne produrrebbe di fluids. O anche il pene con gli ingranaggi, effettivamente. Chi ha vinto, che non l'ho visto?
Ha vinto con la girl. È Melvi, infatti, immaginavo. Ma secondo me sono state le tette che hanno attirato i voti. Ok, folks, that was the final match. The judges are tallying the final scores. And... ok, vediamo chi ha vinto. We have a... Grazie, grazie. Grazie mille, ragazzi. Vi ringrazio per i voti, per i miei bellissimi disegnini. E GG, me. Cosa volete fare, ragazzi? Forse la linea regge. Volete fare un'altra partita di questa? Volete fare Quiplash? Ditemi voi. Stadium. Who is your challenger? Soon when the battle starts, will you have what it takes? Prendiamo il Quiplash visto che non abbiamo finito. Mi farebbe piacere arrivare ottavo in questo gioco. Allora, Quiplashino. Questo è stupendo. Visto che abbiamo... cosa volete fare, ragazzi? Devo aprire un poll. Oddio. Grazie Maria Elvira. Grazie mille. Grazie mille, carissima. Con la girl, la supereroina che ci serve. Infatti, la supereroina, oltretutto. Ce l'ho sempre io la colla nell'astuccio. Un poll. Allora, secondo me Andros l'ha proposto per continuare a studiare la canzoncina. Ah, ma aspetta, posso farlo anche qua su, posso farlo anche su Twitch, giusto? Come cazzo si fa? Questo è un meme. È un po' inquietante. Oh, 20 secondi, ragazzi, ma mi sa che manco solo io. It's time to name those characters. Ok, ce l'ho fatta. Sono nostalgico, chiedo infinita venia. Per cosa? Per i disegni che hai fatto? Ok, vediamo cosa avete combinato, buzzurri. It's time for the main event. Our first opponent vediamo. Enters the ring. Smeralda. Qual era il tema? These two will battle to see who is the champion of dummies. D'altronde. They're slaying in character. Sorpresa, ah, vabbè, vedrò. Scusa, E niente, abbiamo già il vincitore assoluto. Winning for dummies. Con 2000 cazzo mi comprerei il monitor nuovo. Angel Gabibu. Bellissimo. Metal Chicken. Champion of constipation. Bella sfida, Metal Chicken, che bello. Anche se le cose bianche non ho capito cosa siano. Some extra cash goes to the underdog. They passed the challenge. Che carino, bello, bello lui. Con l'aureola anche. Now entering the ring. And opposing them will be...
One of them will be crowned the champion of Orlando. Here we go. Oh my God. Well, Andy. Oh dear, look away. Look away. È creepy e spacchi il mio pet Doberman, dai. So classy. Next up it'll be versus these two are facing off to see who is the champion of sass. Sono bruttissimi tutti e due. Adesso col Stewie è ancora più creepy, perché già c'è il corpo del gabibbo. Oh signor, ah, l'ha disegnato Emilio, era bellissimo. Maremma, ma siete degli artisti, ragazzi. Pontius Pilatus, Gesù Cristo. One of them will walk out as the champion of miracles. It's a scroll brawl. Aiuto! Chi è che ha disegnato Gesù Cristo? E chi è quel Pontius Pilato? Veramente gnoccone. È stato... Matteo, ti si ama. Bellissimo questo. Non so disegnare il corpo. Ah, se no il corpo del gabibbo era bellissimo. Versus. Il peccato, peccatore, dead Jesus. Only one of them can be. Sono bellissimi. Champion of being a little stinker. Blood first. Oh, they're pulling away now. Giovanni, il peccato, il peccatore. Giovanni, peccato, il peccatore è inquietantissimo poi. Ah, cazzarola. Stai parlando prima o sono io? Ah, sì, ho perso. Ah, no. Non lo so, se ho perso adesso. Newton, White, Gabibbo. The champion of intimidation. Bella sfida qua, eh? Now this is a duel. Qua è una bellissima sfida. Quella è Big Red. This has become a one-sided match. Emilio, bellissimo il Wad Gabibbo. Mi sono innamorata. Ma ti ha scorreggiato, ha tirato una scorreggina. I just peed my pants. Up next. Vediamo. Ci ha tritto con pene. One of them will walk out. Sono creepissimi. Trash. Of trash. Oh, it's too close to call. Che carino, però lo smiley c'ha pure il ciuffettino. This is getting interesting. Era molto stiloso Ezio, era bellissimo col ciuffettino. Smiley ci crede. Ah, io sono prima, ma come faccio a essere prima? Players need to name their character. Dai che ci sono. Ok. L'ho fatto, però fa cagare al cazzo, vabbè. It's the second half, which means it's time for the tag teams. Each matchup. La musica che carica, infatti, infatti. Where players can tag out their characters. The bonus points are doubled and votes for both contests will be cumulative. Okay. Let's start things off with our first two fighters. Topolino di Wish, Paperino di Alibaba. The champion of self-care.
È carinissimo. La mia scusa, ma no, tu disegni benissimo, Ando. Con o senza tavoletto. About to snap. Ok. Io, se ci sono io, votate me se ci sono io, ditemi che c'è la mia faccia. Se concorre la mia faccia ci sta, eh. Ah, non c'è, non c'erano le sfide. Ok, vediamo. Candela 3D, faccia da culo. Che carino, c'ha anche gli occhiali in culo. I don't believe what I'm seeing. Oh, parità qua, eh. Non ho capito a che serve girarsi. Secondo me è per flexare. Faccia da culo, secondo me. Come fate a colorare tutti gli interni? Io non riesco. Selezioni il pennarello, quello più grosso, e ti colora dentro. Gesù Cristo. Il pennarello colora dietro la penna. Esatto. Quello più grosso. Gigione, pigiamone, musselage. Champion of early bedtime. Anche se gigione, pigiamone sembro io. We're watching a scribble quibble. Però il esatto, guarda come flexa il Musselnator, cazzo. Ho avuto un droppone io, Champion of match.com. Qua mi sa che è regalata. We're witnessing greatness. Wow, Nelly. The smiley. Can they build on this momentum? Che bello smile. Ma il gigione. Che roba ambigua che hai detto. Cosa? È il gigione. Meraviglioso. It's time for our next bout. Per questa bolletta. E come faccio a sceglierne uno solo io? Scusate. Come faccio? It's anyone's fight. Per la roba dei colori. Ah. Get in the car, it's about over. Cazzo, questa è stata una sfida dura, eh. This next match. Champion of the beach resort. Anche qua è una bella sfida, cazzo. Let's see. Jesus. Unbelievable. The ref just needs to call it. Dai, Gesù, ce lo vedo in spiaggia ad animare la festa. A solo victory. What a feat. Bellissimo. Here are the next two. Sembra Celebrity Deathmatch, ma più ignorante. Holy Banana, che ha i braccia pinguini. One of them will be champion of underappreciated workers. Siete degli artisti, cazzo! Siete dei fottuti artisti! This is brutal. Bravo! Flexa! Guybrush Pivuid! Dovete girarvi, dovete flexare! Guybrush Pivuid, secondo me! It's decision time. Smeralda! It's a whole new fight. Angel Gabbiano! Ci hanno cambiato anche l'Angel Gabibbo! Ma appunto che Gabibbo, guarda, assiste a un crimine, cazzo. È vero, anche a me piaceva il bel gris napoletano. Bellissimo.
capivo il vegeto della situazione. Moving on. You will decide who is the champion of Tinseltown. Back and forth they go. It's a Dramageddon. Here's the next sono contest. Tutti e due. Champion of yesterday's news. Here we go. They're tagging out. Bam, right in the face. Ah, signore. They're slaying in character. Grazie, grazie. Grazie per l'apprezzamento per il mio Vegeta bellissimo. Grazie, grazie. Up next. Who is the champion of influencers? This is getting interesting. Oh, signor. Mi dispiace per Goku, un po' mi è dispiaciuto. Now it's time to determine the champion of getting their butt kicked. What will the trainers do? They're going to the bench. Tamara sembra Adriano Celentano. When a movable object meets an unstoppable force. Ah, signor. Bellissimo, adoro questo gioco, è bellissimo. È stupendo. Pedufischi! Ok, grazie, grazie. Moving on. Arrotino e Ciara. Vediamo qual è il tema. Il primo l'ha disegnato Daniele, secondo me. Vero, Pedro Berno, lo anch'io non lo sentivo da tanto, però ero contro Specter. E allora ho detto Pepto Ber. Champion of online gaming. Online gaming. It's decision time. Oh, what a huge blow can they counter? Ciara di Undertale comunque. This is pure pandemonium. Holy smokes, I didn't see that coming. The kid gloves are off now. Che carino, cosa te lo fa immaginare? Lo stile grafico bellissimo. Beh, no, abbiamo finito. That was the final match. No. The judges are tallying the final scores and we have a winner. È già la seconda che vinco. Adoro. Beh, ma ho vinto per pochissimo. Cazzaro, ho vinto per pochissimo, C'era Matteo che mi era dietro. E Andros è penultimo. It's time, you're the favorite crowd cheers. They can feel the drums pound like a heartbeat, let's go. La musica è bellissima. Infatti stiamo qua prima dei saluti perché ragazzi basta, perché si sta facendo tardi. GG, sono andati bene i tempi in cui vincevamo Mani Bassi. Ma tu sei il campione di Quiplash? Gigione, Pigiamone, Gesù, Pix sono i miei supereroi preferiti. Infatti non c'è il modo di salvarsi i disegnini? Che cazzo? Sarebbe bello riuscire a salvarseli. No, siamo dei cazzo di artisti, ragazzi. No, questo lo teniamo buono per giocare a fare i disegnetti. Next time uso il telefono così faccio disegni più belli. Ma no, dai, erano bellissimi. Vengo in napoletana, un pochino. Gigione, figlio, no, sono tutti bellissimi, tutti bellissimi.
chants are growing loud when all the votes are in. E niente ragazzi, sono stata molto molto contenta che si sia ripresa la linea, almeno abbiamo fatto qualcosa. E niente ragazzi, welcome bimbo, siete stati tutti veramente meravigliosi. Per domenica prossima in mente qualcosa? A dire la verità, no, non so cosa portare. Forse qua ci sono i disegni, aspetta che provo a dare un'occhiata. Sì, grande, è vero, grandissimo. No, è stato veramente divertente, non so cosa portare domenica prossima, ma in caso se non ho altro da fare, ragazzi, possiamo farci un'altra partitina a questo... Oh, stoppati. Possiamo fare un'altra partitina a questo gioco qua, magari fare un po' più di Quiplash o roba del genere. E niente ragazzi, grazie mille per le risatone, per le big partite, per i disegni veramente stupendi. Sì, ti ho detto di uscire... Ah no, ho fatto resume, resume. Ok. Ma è bellissimo, veramente, simpaticissimo Champed Up. È veramente simpaticissimo e poi quattro disegni a testa sono fighi, eh. È stato breve ma intenso, thanks. Daniele, un bacione, che non ti vedevo da tempo. E niente ragazzi, buon inizio di settimana, statemi bene e ci vediamo, dai. Un abbraccione a tutti quanti e buon inizio di settimana. Bye!